Dana, amministratore delegato di Montecolino, ha delle novità da esporre in fiera. Infatti è in fiera My Planting Garden con un nuovo concept di stand. Buonasera, allora qua potete vedere la realizzazione di un progetto che è nato qui in Fiera Milano, andando a cercare di riciclare le moquette che vengono utilizzate normalmente per i corridoi. Da qualche tempo stiamo lavorando, in particolare dal 2017, andando a recuperare, vi do un dato, nel 2021 l'86% delle moquette utilizzate da Fiera Milano e nel 2022 addirittura il 100%. Quello che poi abbiamo cercato di fare per andare avanti è quello di cercare di realizzare un manufatto che potesse trovare all'interno della fiera una seconda vita. Abbiamo quindi pensato di realizzare un pannello interamente in polipropilene, che è la stessa materia che compone la moquette, composto da 3 strati, in cui lo strato centrale è uno strato che contiene la moquette riciclata. Ve lo faccio magari vedere più da vicino. In questo caso il pannello è diventato la parete di uno stand. E abbiamo anche pensato di utilizzare un sistema magnetico per applicarlo. In questo caso vi faccio vedere la potenza di questo magnete che riesce a fissare questo pannello, andando a sfruttare una struttura in alluminio che è di proprietà normalmente dei clienti, in questo caso è di proprietà di Nolosten, che ci ha concesso la possibilità appunto di fare questa sperimentazione, quindi vi ringrazio ufficialmente. E si va a realizzare questo sistema che va a comporre la parete intera. La vera novità di questo sistema qual è? È che una volta che il pannello finirà la sua utilità, può essere una manifestazione o può essere più manifestazioni, la nostra società è in grado di riprenderlo indietro e di avviarlo al riciclo. Quindi un prodotto che deriva dal riciclo e che sarà nuovamente riciclabile. Ma questo pannello non si limita a essere solo parete, può anche diventare oggetto e oggetto in particolare d'arredo. In questo caso tutto lo stand è stato realizzato appunto con questo pannello. Abbiamo realizzato delle sedute, abbiamo realizzato dei tavolini, abbiamo realizzato il desk d'ingresso della nostra fiera. E in questo caso si possono vedere anche dei cestini dell'immondizia che noi da tempo abbiamo realizzato circa un anno fa per Fiera Milano. Si vedono poi distribuiti in giro per i vari padiglioni, e con questi cestini abbiamo sostituito dei cestini che precedentemente erano in cartone e che avevano una durata limitata. Nel nostro caso i cestini attualmente sono in uso da un anno e quindi spesso si dice che la plastica va combattuta perché ha solo connotati negativi. In questo caso noi abbiamo un prodotto durevole che comunque a fine vita sarà riciclato. Infatti Fontana, la cosa importante è la durabilità. Abbiamo visto che tra l'altro sono anche logisticamente portabili perché si ammassano e si spostano. Vi faccio facilmente Magari vedere quello che è il concetto che facilita di molto l'attività logistica di Fiera Milano, che è abituata a montare e smontare questi oggetti più volte. Mentre prima gli oggetti in cartone venivano trasportati montati per evidenti problemi di resistenza, in questo caso il prodotto può essere piegato facilmente, posizionato su un bancale e andato a stoccare insieme ad altri cestini come questo. Allora Fontana, complimenti, perché è veramente l'evoluzione di un'industria. Voi una volta facevate moquette, siete passati a riciclare il più, certo, ma a riciclare il più possibile, e adesso con questo stand che possiamo dire al 99% sostenibile, no? Avete anche fatto un passo successivo, cioè vi siete aperti alla grafica. Alla grafica, e notizia freschissima, giusto ieri io ero da un notaio, abbiamo firmato un'incorporazione e l'azienda che abbiamo incorporato si chiama Top Color. Era un'azienda che già operava qua in Fiera Milano,
e la conoscenza è proprio avvenuta grazie a questi pannelli, perché quando noi abbiamo pensato di proporre questa soluzione alla Fiera di Milano non volevamo pestare i piedi a nessuno. Loro erano l'azienda che aveva l'appalto per le grafiche all'interno della fiera, quindi abbiamo pensato di trovare una sinergia, una collaborazione con questa azienda. Da cosa è nata cosa, quindi questa sinergia e questa collaborazione è diventata, possiamo dire, un matrimonio. Il prossimo passo? Prossimo passo, un attimo stabilizzarsi, cercare di portare a casa un po' di risultati su tutte queste idee e poi, sempre all'insegna della sostenibilità, cercheremo di avere nuove iniziative. Grazie Nico Fontana, grazie auguri. Grazie a voi.